In occasione della 66esima giornata nazionale, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime degli incidenti sul lavoro in Piemonte, dove si è registrato un calo rispetto al 2014. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio. L'Assemblea ha inoltre approvato all'unanimità l'adesione della Regione alla Fondazione Donazione Organi e Trapianti Onlus e lo schema di intesa con la Regione Lombardia sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica, con sede a Novara, oggi commissariato. Il Consiglio regionale ha nominato i 3 nuovi componenti del CORE, come il Comitato regionale per le comunicazioni. Si tratta di Alessandro De Cillis in qualità di presidente, Vittorio Del Monte e per le minoranze Gianluca Narciso. Nel corso della seduta sono stati discussi e approvati diversi documenti di indirizzo, di cui 4 per favorire gli investimenti sulla banda larga in Piemonte e 1 sulla liquidazione del consorzio di garanzia Eurofidi. I presidenti del Consiglio e della Giunta regionale hanno consegnato con una cerimonia a Palazzo Lascaris il sigillo della Regione 2016 al Servig, servizio missionario giovanile, per l'impegno e la dedizione profusi nell'interesse di persone in difficoltà e dei giovani. Si è tenuto alla scuola di applicazione di Via Arsenale a Torino il convegno Una politica di difesa per l'Europa, aspetti politici e militari. L'evento è stato organizzato con il contributo del Consiglio regionale attraverso la Consulta regionale europea. Prosegue collezioni minimi a Palazzo Lascaris con il Museo regionale di Scienze Naturali. Nell'atrio di Via Alfieri 15 sono esposti per la sezione di zoologia 2 esemplari di scinco gigante di Capoverde, una specie ritenuta estinta all'inizio del Novecento.